No, io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Sara. E sì, è difficile trovare ruoli interessanti, è difficile trovare delle sceneggiature interessanti. E quindi il ruolo della donna sicuramente viene sempre subordinato in qualche modo, o almeno sempre. Ultimamente un pochino sta cambiando, ecco. Io quando appunto parlo in questo caso di Luce, perché è un film che abbiamo qui a Locarno, dove quando Silvia e Luca mi hanno parlato della sceneggiatura, cioè in realtà della storia, perché la sceneggiatura poi è arrivata dopo, e appunto mi hanno parlato di questa, forse, non l'ho letta, però mi hanno parlato della loro operazione, che io ho trovato molto interessante, e subito ho aderito a questo film proprio per la tematica. E ho lavorato in fabbrica, dove appunto in una conceria di sole donne. Questo è stato molto interessante per me, perché è una figura femminile che viene poco rappresentata, almeno io non vedo molto spesso. E quindi per me, come dire, è stato molto bello anche capire come con alcuni film ci sono anche delle donne di ruoli femminili che possono essere sfruttate, possono essere, come dire, analizzate, possono essere fatti vedere all'interno di un film. E quindi ecco, diciamo che le cose stanno un po' cambiando, piano piano, diciamo, ci stiamo riuscendo. Però tu sei molto giovane, diciamo, quindi tu il cambiamento lo vedi, praticamente sei già quasi nata nel cambiamento, o no? Vedi proprio un'evoluzione. Beh, sicuramente ho iniziato all'età di 18 anni, ormai sono 10 anni, 27, 9 anni. Quindi sì, ho visto un cambiamento, ho visto un cambiamento dall'inizio, come diceva Sara, sicuramente sono partita da adolescente, ora sto iniziando a prendere dei ruoli più maturi e quindi cambia l'approccio, lo sguardo, anche se io devo dire ho avuto la fortuna, questo lo posso dire, di incontrare sempre sguardi che hanno guardato queste donne che ho interpretato in maniera rivoluzionaria, libera. Quindi sento che nel mio caso ho incontrato sempre queste donne, però capisco che c'è questa difficoltà, ecco. Io sono forse stata fortunata e forse le ho anche scelte queste donne che appunto ho incontrato, però è sempre molto raro, devo dire la verità, incontrare sceneggiature come quelle di Silvia e Luca, incontrare donne come quelle che raccontano Silvia e Luca, quindi questo è un dato di fatto. Sì, però molto rare, anche perché io mi ricordo di averti intervistato in un periodo in cui tu non facevi niente perché volevi solo studiare. Sei Ma faccio ancora comunque, cioè non mi fermo. rinchiusa in casa. Sì, no, no, sempre, nel senso, sì, la mia è anche una scelta, devo dire, che cerco di portare avanti con molta fatica, ammetto che non è facile, però ecco, se si riesce, come ho detto prima, vi ripeto, ad incontrare sguardi giusti, si riescono, trovo molta difficoltà, però sono comunque d'accordo con quello che ha detto Sara.